C'è un disturbo per quanto riguarda l'alimentazione molto sotterraneo che colpisce circa l'1% della popolazione. È la celiachia, cioè l'intolleranza al glutine che si trova nel grano e di conseguenza in tutti i cibi derivati. Per anni non si capiva bene a cosa fosse dovuta questa malattia, ma soprattutto in tantissimi casi non era diagnosticata. E molte persone hanno tanto sofferto senza capire che bastava modificare la loro dieta per risolvere il problema. Oggi le ricerche hanno portato alla scoperta di un farmaco, attualmente nell'ultima parte di sperimentazione, che offre una nuova soluzione per la celiachia, come ci spiega la dottoressa Bernardi in questo servizio realizzato con Giulia De Francovic. Ecco Daniela. La sua storia da celiaca inizia quando, a 25 anni, ebbe il suo primo figlio. Dopo 20 giorni dal parto cesareo, comincia più volte al giorno a vomitare e ad avere diarrea. Sarà un virus intestinale, pensano. Potrebbe essere tumore intestinale, le dicono in ospedale quando decide di ricoverarsi. Lo escludono poi con una colonscopia. Passano i giorni, sta male, ha perso più di 15 kg ma ancora allatta. Dopo 15 giorni da ricovero sono pronte le analisi della celiachia, positive e confermate a quel punto da una gastroscopia. Esclude il glutine dalla sua dieta e dopo pochi giorni rinasce. La malattia celiaca è una malattia autoimmune, scatenata nei soggetti geneticamente predisposti dal glutine presente negli alimenti. Il glutine è un complesso di proteine che si trova nel grano, nell'orzo e nella segale e spinge il corpo a colpire se stesso a livello della mucosa dell'intestino tenue. Le complicazioni vanno da diarrea a anemia e, in casi estremi, a linfoma. Attualmente l'unico modo per spegnere la celiachia è eliminare il glutine dalla dieta. È il metodo tuttora più efficace per combattere questa malattia, che colpisce circa una persona su 100 della popolazione mondiale. Ma si parla anche di epidemia di celiachia, non tanto perché sono migliorati i mezzi diagnostici, quanto perché si è vicini alla spiegazione della causa, presente sempre di più nei paesi sviluppati. Fino a 2 anni fa si pensava bastasse la predisposizione genetica alla malattia e il glutine a scatenarla. La predisposizione genetica ci deve essere, ma i geni individuati nei celiaci sono presenti anche in un terzo della popolazione generale, che invece tollera bene il glutine. Quindi i geni e il glutine sono necessari, ma non sufficienti a causare la malattia. Ci vuole un innesco. In pratica non si nasce celiaci, ma lo si diventa. La malattia celiaca oggi come oggi è considerata a tutti gli effetti come una malattia autoimmunitaria, quindi una ricetta con almeno 2 ingredienti, geni e un fattore ambientale scatenante che porta al processo autoimmunitario. Studiando la malattia celiaca abbiamo appreso che oltre questi 2 fattori esiste un terzo fattore, che è la composizione dei batteri che vivono nel nostro intestino, chiamato il microbioma, che ha un ruolo importantissimo. Un microbioma danneggiato in seguito, per esempio, ad una infiammazione, un intervento chirurgico o dopo trattamenti ricorrenti con antibiotici, può trasformare una predisposizione genetica alla celiachia nella malattia conclamata. Intanto, per i celiaci ci sono delle novità. Da pochi mesi si è riusciti, anche se per il momento solo in via sperimentale, ad individuarne un nuovo test diagnostico ancora più efficace di quelli già esistenti, perché fornisce le risposte in 24 ore e diagnostica la celiachia senza la necessità di un'esposizione prolungata al glutine. Quest'ultimo test sarà utilizzato anche dai ricercatori che stanno verificando la validità di una sorta di vaccino contro la celiachia. Si tratterebbe di introdurre in quantità sempre maggiori frammenti molto ridotti delle proteine che scatenano la reazione eccessiva del sistema immunitario, che dovrebbe in questo modo imparare ad accettare le proteine come innocue. Ma la ricerca è ancora agli inizi e potrebbe allora arrivare prima, per i celiaci, la pillola da prendere prima dei pasti, che permetterebbe loro di mangiare normalmente.
Si tratta di un farmaco promettente ed è stato individuato dal professor Fasano. È stata sviluppata questa pillola che blocca questa molecola che rende l'intestino permeabile, che si chiama zoonina, e abbiamo raggiunto già una fase 3, nel senso che adesso siamo alla fase finale di sviluppo farmacologico, perché fino adesso questa pillola si è dimostrata efficace e priva di effetti collaterali. La malattia celiaca è molto studiata, attualmente sono in corso ben 75 studi controllati che coinvolgono migliaia di individui e 75 tra i ricercatori più competenti al mondo. Buongiorno. Buongiorno. Avete gelati senza glutine? Intanto, ai celiaci come Daniela non resta che continuare a eliminare il glutine dalla propria dieta e essere ottimista.